Berlino, 2 maggio 1945. L'armata rossa all'attacco si è spinta a 90 metri dalla cancelleria. Verso le 2 di notte, 4 uomini tentano l'evasione. Tra loro c'è l'uomo più enigmatico del Terzo Reich, Martin Bormann. Poco dopo, Bormann viene visto per l'ultima volta al ponte di Weidendamm. Poi le sue tracce si perdono nel nulla. Norimberga, novembre 1945. Accuso pertanto. I complici di Hitler sul banco degli imputati a Norimberga. Crimini contro la pace, di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità. Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Hans Frank, Karl Dönitz, Baldur von Schirach, Alfred Jodl. Ne manca uno. Martin Bormann. Sulla scorta di quanto sappiamo, è difficile concepire il nazionalsocialismo senza Bormann. Era il degno completamento di Hitler. La difesa afferma che l'uomo ombra di Hitler è morto, ma le testimonianze sono contraddittorie. La condanna viene data in contumacia. Martin Bormann è condannato a morte per impiccagione. Condanna a morte per un morto? Il processo di Norimberga si era chiuso con la sua condanna a morte in contumacia. Non erano riusciti a prenderlo. Quello che mi chiedevo era, ma allora dov'è? Dove può essersi cacciato? Nel 1972, scavando presso il ponte di Weidendamm, alcuni operai trovano due scheletri. Vengono fatti degli esami. Il medico legale non ha dubbi. Sono certo che Martin Bormann è morto nel 1945. La corrispondenza di tutte le analisi e di tutti i parametri hanno confermato che Martin Bormann è morto a Berlino nel 1945. Era nato 45 anni prima a Halberstadt, un figlio della Germania imperiale. Il padre era trombettiere nei corazzieri di Halberstadt, poi impiegato delle poste. Bormann ha 3 anni quando il padre muore. Si trasferisce a Weimar. L'infanzia è segnata dall'oppressione del patrigno, che non lo ama. Finalmente, nel 1914, si cambia. Il nemico ci aggredisce in pieno tempo di pace. E allora, alle armi. Ogni tentennamento, ogni indugio equivarrebbe al tradimento della patria. Mobilitazione. Nulla può più fermare Bormann. Scappa di casa. Voleva arruolarsi nell'esercito, ma aveva appena 15 anni e non fu preso. Allora andò a lavorare in un frantoio, un impianto di importanza strategica nel conflitto, e a casa non fece più ritorno. Mai e poi mai sarebbe tornato dal suo patrigno.
Alla fine, però, lo arruolano. Troppo tardi, la guerra è perduta. Disordini per le strade. La breve rivoluzione rossa di Monaco. Le truppe paramilitari di destra, i Freikorps, sfilano in marcia. Lo spirito borghese si sente rassicurato dal passo cadenzato e dall'autorità. Tutti sono d'accordo, il nemico è a sinistra. Bormann trova lavoro come custode in un podere nel Mecklenburgo. Nel 1923 un uomo viene aggredito perché sospettato di essere comunista. I Freikorps fanno giustizia da soli. Fu picchiato su ordine di Bormann, ma lui era rimasto a casa. Pestato selvaggiamente, il comunista giace a terra. A quel punto uno degli aggressori afferra un bastone. Il colpo gli sfonda il cranio. L'assassino si chiama Rudolf Höss, futuro comandante ad Auschwitz. È interessante notare che, come mio padre, anche Rudolf Höss aveva avuto un rapporto problematico col padre. Era figlio di un cattolico molto osservante, che voleva che Rudolf studiasse in seminario e diventasse sacerdote. E anche Rudolf Höss era scappato di casa, anche se solo dopo la morte del padre, all'età di 15 anni. Era della stessa classe di mio padre. Nello stesso anno, il terrore della destra radicale anche a Monaco, 20 morti. I tribunali stabiliscono pene molto blande. Sono evidentemente ciechi dall'occhio destro. Höss condannato a 10 anni, Bormann il mandante a 11 mesi. È una storia che potrebbe essere raccontata oggi da un tossicomane che arriva in comunità terapeutica, da un carcerato in un gruppo psicologico. Perde il padre a 3 anni, la madre si risposa, un patrigno che determina un'atmosfera comunque oppressiva, pesante, un bisogno di andarsene, una fuga. L'associazione a un gruppo estremista, un gruppo quindi sicuramente composto da persone che stanno male come lui. E che cosa succede invece poi per questa persona? Quale sarà il suo destino? Quello che viene ad essere incluso in un grande gruppo che andrà a governare un grande paese. Allora questo piccolo insieme di persone sbandate, sbagliate, che si portano dentro un disturbo di personalità grave, invece di essere messa ai margini, nell'ambito di una società più o meno normale, diventa il gruppo dirigente. Questo è uno dei misteri della psicopatologia, secondo me, come la stessa psicopatologia sia alla base sia dei destini marginali che dei destini di quelli che diventano protagonisti della storia in situazioni in cui dei contesti sbagliati offrono loro degli spazi di potere. Ritorno a Weimar. L'anno successivo Hitler è in visita alla città. C'è anche Bormann, attivo nei circoli della destra radicale. Hitler ancora non lo conosce. A Monaco c'è bisogno di qualcuno che amministri il fondo previdenziale a favore delle SA, i reparti d'assalto che si infortunano. Unica condizione perché Bormann ottenga l'incarico, deve iscriversi al partito, prende la tessera e si trasferisce a Monaco. Il primo documento filmato. Il passo successivo nella scalata al potere, il matrimonio con la figlia del giudice del partito, Gerhard Buch. Testimoni di nozze sono Hitler e Hess. 30 gennaio 33, Hitler arriva al potere.
jubelt es in den Fenstern herauf. Wir nehmen immer weiter die Fackeln, der ganze Platz, der ganze Kaiserplatz ist in Tageshelle getaucht. Ein wunderbares Bild. Diese gereckten Arme, das Heil rufen. Bormann non festeggia, teme contraccolpi alla sua carriera. Come Hess, che fino a quel momento era stato segretario personale di Hitler, anche mio padre era rimasto senza lavoro. Amministrava il fondo previdenziale del Partito Nazionalsocialista, ma questo passò all'amministrazione statale. Allora si rivolse a Hess chiedendogli se aveva un posto per lui, ed Hess lo nominò vicecapo della segreteria del Führer. Prima volta nell'ombra di Hitler. Bormann è ancora dietro a Hess. Bormann non può tenere discorsi, è completamente negato. Possiamo senz'altro dirci felici, perché questo futuro ci appartiene totalmente. Il futuro di Bormann è tutto nel lavoro. Bormann non era una figura di rilievo, anche se stava nella sede centrale del partito. All'epoca lo vedevo come una specie di cane da guardia, quello che fa il lavoro sporco, che si piazza in cima alla scala per vedere chi arriva in ritardo o tutte quelle cose che bisognava fare alla corte di Hess, il suo padrone. Il partito è Hitler, ma Hitler è la Germania, come la Germania è Hitler. In breve tempo, il capo di Stato Maggiore Hess non può più fare a meno del suo vice. È lui che lo solleva dalle pesanti incombenze della vita del partito e dalla noiosa routine. Lui può sognare, mentre l'altro sgobba. Bormann era il tipico animale da lavoro, con un'incredibile energia. Mio padre preferiva andare a sciare e fare cose del genere. Il dittatore però ancora non si accorge dell'ambizioso giovane. Questi coglie ogni occasione per stare vicino a Hitler, per aumentare il proprio potere. Lavorava esclusivamente al servizio del partito. Il suo obiettivo era far sì che adesso spettasse la parola decisiva all'interno dello Stato Maggiore. E aveva capito che l'unico modo per raggiungere questo scopo era un legame il più stretto possibile con Hitler. La grande occasione per Bormann arriva nell'estate del 35. Hitler vuole cambiare. La casa delle vacanze di Berchtesgaden è diventata troppo piccola per il dittatore. Il Führer, architetto mancato, progetta da solo la casa dei suoi sogni. Bormann deve sovrintendere ai lavori. Sulla terrazza vedo un tipo buffo che sorveglia tutta la zona. Era sempre in borghese, stivali neri, vestito grigio, un cappello floscio. Quando lo vedo penso, ma chi diavolo è quello lì? È uno che vuole arrivare in alto. Dirige i muratori con durezza. In poco tempo è già l'uomo più odiato della zona. Per Bormann la posta in gioco è alta. Il suo cammino verso il potere è indissolubilmente legato alla residenza di campagna di Hitler. Era in servizio giorno e notte. Nessuna ditta di costruzione poteva stare tranquilla, nessuna. Era sempre presente. E se disgraziatamente qualcuno si fermava o qualcosa non andava nei lavori, arrivava lui e ne chiedeva il motivo. Perché non funziona? Perché avete smesso? Estate del 36.
La costruzione è ultimata, a tempo di record. Hitler è contento. Oggi rimangono solo rovine del luogo in cui il garzone Martin Bormann ha mostrato al suo padrone Hitler quanto valesse. Quando anch'io lavoravo con Bormann alla sede del partito, le cose andavano bene. Poi diventò il funzionario alpino del Reich, come si diceva allora, e cominciò a lavorare all'Obersalzberg, a fare gli espropri e via dicendo. E fu allora che si trasformò in quello che tutti definivano un demonio. In montagna Hitler non vuole vicini. Bormann deve cacciare tutti. I più vendono. Chi si oppone rischia la vita. Avverto mio padre che sta per arrivare Bormann, che l'ho visto venire e che non promette niente di buono. Lascia che venga, fa mio padre, che era uno dai modi gentili. Non ho nessuna paura di Bormann. E io invece sì, gli dico. Ero davvero spaventata. Poi Bormann arriva, getta un quaderno sul tavolo e dice: ci pensi su, Herr Ezel. Se non vende, domani viene nel campo di concentramento insieme a tutta la sua famiglia. Bormann sa come incutere terrore. Chi si ribella, diceva Bormann, avrà modo di conoscere il regime in tutta la sua durezza. 1936, Himmler a Dachau. Tra gli ascoltatori, Martin Bormann. Come ogni strumento di privazione della libertà, il campo di concentramento è senza dubbio una misura dura e severa. Il motto in ciascuno di questi campi dice però che esiste una via per riacquistare la libertà. Nel campo di concentramento incontra un vecchio amico, Rudolf Höss. Il vecchio capo lo raccomanda a Himmler per una promozione. Qui i pestaggi a morte sono consuetudine. Dachau è la realtà. Il resto è una bella facciata. Pellegrini in visita da Hitler, l'attrazione dell'Obersalzberg. L'idolo è molto esigente, non vuole ombre intorno a sé. Ma Bormann sa cosa potrebbe far piacere a Hitler. Per dire com'era Bormann, aveva fatto arrivare da Monaco un albero di tiglio. La buca era già stata scavata e il 17 giugno del 37, poco prima del compleanno di Hitler, il tiglio venne piantato nonostante infuriasse un gran temporale sotto l'immancabile sorveglianza dell'onnipresente Bormann. L'albero di tiglio è un bel particolare, indica un aspetto quasi sentimentale nel rapporto col capo. Un bisogno di piacere, un bisogno di fare cose gentili. Freud, a proposito di un caso famoso, quello del giudice Schreber, affetto da paranoia, dice che alla base della paranoia c'è spesso o sempre una omosessualità negata, un'omosessualità di cui la persona non può prendere coscienza, che corrisponde a un'infanzia infelice, oppressiva, e a un bisogno di identificarsi con l'aggressore. Padre. Qui lui si comporta, Bormann si comporta come se fosse innamorato di Hitler, della sua violenza, della sua crudeltà e anche del modo in cui Hitler lo tratta, perché Hitler lo tratta da subalterno esecutivo, una nullità che semplicemente è brava perché gli serve. Ecco, questo rapporto in cui ci sono aspetti sadomasochistici, se si vuole, in cui però lui sente anche tutta la possibilità di essere grande attraverso il suo essere gradito e importante per il capo.
Questo ci aiuta a capire qualcosa del tipo di disturbo di personalità di cui soffre Bormann. Di Bormann si può fidare. C'è ancora una fattoria che disturba la veduta del Führer sulla sua vallata. Spetta a Bormann rimediare. Ma in fretta è imminente una visita di Stato. Un gioco da ragazzi per il volenteroso esecutore. Hitler era andato a Monaco per un paio di giorni e quando tornò, laggiù era rimasto solo un bel prato. Era stato Bormann. Sceso con i suoi operoni in 448 fece demolire la cascina, portar via le macerie e piantare un bel praticello verde. Il lavoro è apprezzato. A Hitler piacciono quelli come Bormann. Sempre pronti a esaudire la volontà del proprio signore e padrone. Sempre di più, l'arrampicatore si trasforma in ombra di Hitler. Bormann si era saputo rendere assolutamente indispensabile e con lui tutto funzionava sempre al meglio. Ma nell'ambiente era visto come un essere malvagio. Personalmente odiavo Bormann. Non lo sopportavo, perché mi dava l'idea di una persona fondamentalmente cattiva e maligna. L'ho sempre considerato un infido, un serpente velenoso. La passeggiata sulla vetta del Moslan, un rito quotidiano per Hitler. Il Führer cammina avanti con gli ospiti, seguito a ragionevole distanza da Bormann, sempre pronto ad accorrere. Una tasca della sua giacca era sempre piena di cartoncini o foglietti bianchi e di mozziconi di matita. Piccoli mozziconi che non dessero troppo fastidio nella tasca. Ascoltava le conversazioni e su quei foglietti annotava di continuo pensieri o brani dei colloqui. In questo modo Bormann può sempre citare i desideri del suo signore ed è così che ottiene il potere. Da parte sua, Hitler ha bisogno di un uomo che faccia il lavoro sporco. Lo so, Bormann è una nullità, una persona gretta, ha detto testualmente Hitler. Ma non c'è nessuno bravo come lui ad eseguire fino in fondo e senza esitazione qualunque ordine gli si dia. Il piano di Bormann funziona. Monaco, allo stato maggiore del vice di Hitler, ormai è diventato un'eminenza grigia, uno che comanda. Il suo obiettivo, l'assoluto predominio del partito sullo Stato. Cerca addirittura di controllare Hess, il suo superiore. Bormann aveva ordinato che Hess non potesse più ricevere nessuno se non in presenza di un suo assistente. Ovviamente Hess aveva già trovato il modo di aggirare questa disposizione e riceveva ugualmente visite senza che fosse presente nessun altro. Il dittatore non vuole avere vice. Ha solo bisogno di uomini come Bormann, che lo servano incondizionatamente. Ma cos'è il nazionalsocialismo? La risposta di mio padre, il nazionalsocialismo è il volere del Führer. Marzo 1938, in partenza per la patria natia. Un austriaco che torna. Al suo seguito c'è Bormann con un incarico speciale. Deve comprare la scuola che aveva frequentato Hitler e la casa dei genitori. Hitler è molto ricco grazie ai proventi delle vendite del suo libro e ai contributi dell'industria tedesca. Il cassiere è Bormann.
Tra un mese è il compleanno del Führer. Bormann ha già pensato al regalo. A 1834 metri sul livello del mare, fa costruire per il suo padrone una casa da tè. Costo 30 milioni di marchi, una cifra astronomica. Per Bormann il denaro non aveva grande importanza. Non so proprio dove avesse preso tutti quei soldi, ma da qualche parte li avrà pur presi. E comunque ne ha sempre avuti. Un funzionario del Reich guadagna 500 marchi la settimana. Ma Bormann distribuisce somme ben più ingenti per conto del suo padrone. 50.000 marchi al mese alle SS come spese di rappresentanza. E per il capo delle SS Himmler, che Bormann chiama zio Heinrich, una casa per la villeggiatura sul Tegernsee, omaggio extra. Costo d'acquisto 225.000 marchi. Per la favorita del Führer, biancheria di seta da Parigi, profumi e gioielli. Eva Braun non ringrazia Bormann. L'uomo che riesce a tirar fuori di tutto dal suo cappello magico non è amato. Quello che avevamo capito era che tutti, eccetto Himmler, erano contro di lui. Non piaceva a nessuno. I Gauleiter, responsabili dei distretti, non volevano avere nulla a che fare con lui. In pratica, non aveva amici. Brutale con i sottoposti, servile coi superiori. Il modo ideale per farsi odiare. Solo sua moglie gli è incondizionatamente devota, proprio come piace a lui. Era una moglie felice e lo manifestò apertamente. In particolare era la madre felice di 8 figli e anche di questo andava orgogliosa. Ligio ai voleri del suo padrone, il servo fedele genera nuovo materiale umano. Nel Terzo Reich, avere una prole numerosa fa parte delle buone maniere. C'era un rapporto buono e affettuoso con la mamma. Era una persona felice, anche se il più delle volte era occupata con i più piccoli. Mentre il papà lo era con Hitler. Parata navale a Wilhelmshaven per il reggente del Reich in Ungheria, Horthy. Manca Bormann. Himmler lo manda a cercare. Spedisce un aiutante all'interno della nave. Vidi Bormann steso a letto con una signora di cui non voglio fare il nome. In una situazione inequivocabile e con gli stivali indosso. Colto da un indicibile terrore, ho richiuso piano piano la porta e me ne sono andato. Se Bormann si fosse accorto che l'avevo sorpreso con quella donna, tutt'altro che sconosciuta, avrebbe sicuramente fatto di tutto per togliermi di mezzo. Primo settembre 1939. Inizia la guerra. Non è più tempo di avventure amorose. Anche Bormann deve trasferirsi al quartier generale. Hitler lo vuole con sé. Trae vantaggio dalla guerra. Aumentano i poteri. Questo perché all'inizio della guerra mio padre era il rappresentante di Hess nel quartier generale del Führer. In altre parole, rappresentava sia il partito che il vice del Führer in qualità di capo di Stato Maggiore e di capo ufficio. In sostanza era un intermediario. Hitler a Parigi.
Al suo fianco l'intermediario. Adesso ha di nuovo tempo per le donne. All'ultima amante scrive cosa pensa della fedeltà. Mia cara bambina, l'uomo può avere più donne, ma la donna può avere un solo uomo. Perciò, qualora venissi a sapere che ti sollazzi con qualcun altro alle mie spalle, molto probabilmente perderei il senno e potrei essere molto brutale con te. Tuo Martin. Successivamente ha addirittura dichiarato apertamente che avrebbe dovuto avere figli con altre donne, oltre che con la moglie, in quanto la sua eredità genetica è così buona che si sarebbe dovuta moltiplicare ancora di più. Maggio 1941. Hess vola verso l'Inghilterra. Il vice di Hitler vuole salvare il mondo. Un insuccesso. Hitler è furioso. I collaboratori di Hess vengono arrestati. Anche Bormann è in pericolo. Lui fa di tutto per prendere le distanze. Vuole vendicarsi sull'ignara innocente Ilse Hess. Bormann tormentava mia madre. La voleva cacciare dalla casa di Erlachin e cercava di renderle la vita difficile. Ma lei arrivò direttamente a Hitler attraverso Eva Braun e lo mise al corrente di questa situazione. Hitler ordinò immediatamente a Bormann di lasciarla in pace. Il volo del vice di Hitler non rappresenta una minaccia per la carriera di Bormann. Il capo ufficio viene promosso a capo della cancelleria del partito. D'ora in avanti non dovrà più mettersi da parte al passaggio del suo Führer. Bormann diventerà l'ombra del suo padrone. Devozione assoluta al Führer e anche al suo obiettivo vitale, la guerra di sterminio a est. Abnegazione e risolutezza, ma una risolutezza tutta in funzione del suo superiore, del suo Führer, al quale dedica la sua abnegazione. Non è un atteggiamento egoistico. Risolutezza votata all'uomo e all'idea che lui ritiene essere la salvezza per la Germania. Poco prima dell'aggressione all'Unione Sovietica, un fulmine cade sullo chalet di Hitler. Un brutto presagio, mormorano i giardinieri. Hitler non deve saperlo, ordina Bormann. Il fulmine aveva colpito la bandiera. Subito dopo squillò il telefono. Ovviamente era Bormann, che aveva visto la scena. Disse: «Non faccia niente, Döring, non ne parli». Ho chiesto al capo giardiniere Bühler e mi ha detto che nella rimessa c'è un'asta uguale. Gli ho già detto di andarla a prendere e di issare la bandiera di scorta. Hitler si dirige al fronte. I cinegiornali mostrano immagini idilliache di un conflitto atroce. Adesso il Führer vuol fare il generale e non ha più tempo per il suo popolo. Bormann fa da intermediario. Io facevo già parte della scorta di Hitler. Se veniva qualcuno dal fronte con un resoconto, doveva prima andare da Martin Bormann e dirgli tutto, in modo che lui decidesse se il Führer dovesse sapere o meno quella notizia. Hitler si circonda dei suoi generali. Bormann è l'unico che conta nel partito. Nel Partito Nazionalsocialista non si muove più nulla senza il suo consenso. Il potere dei militari, che possono parlare tutti i giorni con Hitler, è per lui una spina nel fianco. Bormann era ossessionato dal potere. Nel suo scontro contro la Wehrmacht, cercò di mantenere la supremazia, concentrandosi sulle questioni politiche. E di certo ha esercitato la sua influenza in più di una decisione di Hitler. Bormann
Bormann allestisce la sua corte nel quartier generale di Hitler. Da lì dirige i dignitari delle camicie brune. In particolare vorrà essere informato sulle condizioni degli armamenti e della produzione bellica che ci preoccupavano a causa degli attacchi aerei. Le linee telefoniche sono roventi quando Bormann impartisce istruzioni in tutto il Reich. Ma al quartier generale nessuno sa che un telefonista ascolta tutto segretamente e viene a sapere anche cose che esulano dal servizio. Bormann ha una nuova amante. Si scambiavano parole dolci, parlavano degli argomenti un po' futili che alle donne piace tanto ascoltare, e poi complimenti. Lui le fa un complimento, un altro complimento. Tutto molto affettuoso, proprio una coppia spensierata di amanti. La nuova fiamma è un'attrice. Avanti! Questa volta Bormann fa sul serio. Sei venuta per il bozzetto? Non hai detto una volta che le donne che dipingevi erano importanti per te? Qualche volta mi mandava libri di poesie perché sapeva che mi piaceva recitarle. Notai che anche a lui interessava la poesia. Bormann la vuole al suo fianco come seconda moglie, ufficiale. Scrive a casa: mia cara mammina, mi sono incredibilmente innamorato di lei e nonostante ogni resistenza l'ho presa in sposa. Tu conosci bene la mia forza di volontà e sai che alla lunga nulla mi può resistere. Adesso lei è mia e io sono felice come un bambino in quanto mi ritengo due volte felicemente sposato. Che dici, mia cara, al tuo bel cavaliere? Adesso dovrò stare doppiamente attento a mantenermi in salute. Tuo Martin. Questa tendenza alla poligamia aveva sicuramente delle basi ideologiche, in quanto gli uomini fertili del popolo tedesco dovevano avere più figli possibile affinché fosse compensato al più presto il tributo di sangue versato alla guerra. Con le stesse argomentazioni, lo sterile Hitler giustifica una cerchia privata il suo crimine più efferato. Fino a quando, sono sue testuali parole, fino a quando ogni giorno 10.000 uomini tedeschi metteranno a repentaglio il proprio sangue e sacrificheranno la propria vita affinché la peste bolscevica non dilaghi nella nostra bella Europa, questi ebrei, e qui ha usato un'espressione riferita agli ebrei che non voglio ripetere, non avranno mai vita facile. Questa è la paranoia. È un quadro psicopatologico conclamato. La persona si sente al centro di una difesa di ciò che di buono c'è nel mondo, la purezza della razza. Gli slavi e gli ebrei sono delle minacce. Un certo numero di persone che appartengono al popolo eletto ma che dipendono da lui possono sacrificarsi perché questa idea vinca. Il bene e il male. E lui come tessitore di questa trama del bene contro il male, come difensore del bene dalle minacce che vengono dal male, gli ebrei, gli slavi. Tutto è giustificato, tutto è semplice. Questo senso di grandiosità personale corrisponde anche a quello che è stato detto poco prima. Un uomo così importante, frutto straordinario di una razza destinata a dominare il mondo, può accontentarsi di una sola moglie o deve avere figli da tante donne? O deve avere per sé tutte le cose che desidera? Ecco, qui la grandiosità della persona, la grandiosità che lui si sente di doversi riconoscere, diciamo, no? Si sposa con la grandiosità del disegno di cui la storia l'ha fatto artefice. Questa è proprio la paranoia, l'espansione dell'io. Il fatto di sentirsi onnipotente, incaricato di una missione divina in qualche modo, anche se lui non crede nella religione, ma nella missione del bene contro il male.
Un camerata del partito chiede per iscritto come potrà essere risolto il problema degli ebrei. La risposta di Bormann, semplicissimo. Sterminio programmato. Auschwitz. Proprio lì c'è un vecchio amico che provvede affinché tutto avvenga senza intoppi, Rudolf Höss. Ma nessuno deve parlarne. E Bormann vigila. Il telefonista nel quartier generale del Führer ascolta una telefonata. In quel colloquio, Himmler disse a Bormann di avere una notizia che avrebbe fatto molto felice il Führer. Come pianificato, in quella settimana ad Auschwitz erano stati evacuati ebrei. All'inizio aveva detto liquidati, poi si era corretto dicendo evacuati. A quel punto Bormann era andato su tutte le furie e aveva urlato a Himmler: come le viene in mente di comunicare certe cose per telefono? Il degno complice viene ricompensato. Nel 1943 Hitler lo nomina suo segretario. Ora più che mai, il Führer ha bisogno del suo servitore senza scrupoli. La Germania di un tempo faceva tacere le proprie armi a mezzanotte meno un quarto. Io, per principio, non mi arrendo mai prima di mezzanotte cinque. Il prezzo del potere, cieca dedizione fino al baratro. Credo che mio padre abbia voluto dedicare veramente a Hitler la sua vita e le sue energie. In un atto di abnegazione personale. Forse era qualcosa di più forte anche del legame con la sua famiglia. Gli deve tutto. Senza Hitler, Bormann non sarebbe esistito. 20 luglio 1944, attentato al dittatore. Bormann mette in moto l'apparato del partito. Le lettere circolari si susseguono. La vendetta è atroce. Tutti mantengono il potere e Bormann guadagna addirittura posizioni. Adesso non c'è più neanche la Wehrmacht a ostacolarlo. Poi, di nuovo allo chalet in montagna. Il generale delle SS Fegelein sposa la sorella di Eva Braun. Bormann fa da testimone insieme allo zio Heinrich. Himmler, il comandante delle SS, è l'ultimo ostacolo tra lui e il Führer. Bormann caldeggia la promozione di Himmler a capo delle forze armate, ma i successi militari scarseggiano e la stella di Himmler comincia a tramontare. Bormann ha immediatamente occupato quel posto vacante. Di qui il suo accresciuto interesse per le operazioni militari, la sua partecipazione sempre più assidua, a cavallo tra il 44 e il 45, alle regolari riunioni per pianificare la strategia. Marzo 1945, Bormann è all'apice del potere. Adesso è il secondo uomo più potente del Reich, ma è troppo tardi. Non gli resta che camminare a fianco di Hitler verso la disfatta. In che cosa spera ancora? Gli scrissi una lettera all'indirizzo di Berlino, in cui gli chiedevo se riteneva ancora possibile vincere la guerra. Ricevetti in risposta una lettera molto breve, in cui diceva che un leone, per quanto agonizzante, è ancora in grado di sferrare terribili zampate. L'esercito sovietico è alle porte della capitale del Reich. Bormann mobilita il partito. In una circolare richiede l'assoluta disponibilità a lottare per il Führer.
Ora si vedrà chi è capace e chi incapace. Chi ha veramente il comando ha sbaragliato qualsiasi ostacolo sul suo cammino ed è pronto all'azione. Lucida follia nel momento della disfatta. Non aveva molte competenze. Viveva nella convinzione che ci sarebbe stata la vittoria finale per il semplice fatto che il Führer ci credeva. Era una sorta di obbligo per chi aveva cieca fiducia nel Führer. Se il Führer dice che vinceremo, vuol dire che vinceremo. 20 aprile 1945, compleanno del Führer. Bormann predispone tutto per una fuga a Berchtesgaden. Due giorni dopo, Hitler decide di restare. Comprende che la fine è vicina. Quello che mi colpì fu che da qualche giorno il volto di Bormann aveva, come posso dire, aveva un'espressione triste. Aveva intuito la fine. Il bunker del Führer. Immagini poco prima della demolizione. L'atmosfera in quel sarcofago di cemento è spettrale. Hitler si è ritirato. A Berchtesgaden, Hermann Göring vuole prendere il potere. Bormann manovra e trama fino a che Hitler non lo fa arrestare. Al suo quaderno d'appunti, Bormann confida: resisteremo e cadremo insieme al Führer, fedeli fino alla morte. Più il tempo passava e più le prospettive si facevano cupe. Ogni discorso ruotava intorno alla morte. Si pensava a come togliersi la vita, con una pallottola in testa o con la capsula di cianuro che quasi ognuno di loro aveva con sé. Bormann ha chiuso con la sua vita. E i figli? Al suo segretario von Hümmel, che si trova sull'Obersalzberg, dà le ultime istruzioni via radio. So solo che Helmut von Hümmel si è, come dire, impegnato sotto la propria responsabilità e ha caricato mia madre, i figli e altri bambini in vacanza lì, la servitù e la tata, su un autobus verso il sud Tirolo. Forse mia madre e tutti gli altri devono la vita in primo luogo proprio a Helmut von Hümmel. Berlino è circondata. Si combatte furiosamente per ogni palmo di terreno. Una radio nemica annuncia: Himmler sta trattando con gli alleati. Bormann scrive: alcuni si sentono tanto saggi scendendo a patti e offrendo in sacrificio il Führer. La loro sporca infedeltà è degna del loro senso dell'onore. È scomparso anche il cognato di Eva Braun. Quando Fegelein non si è presentato alla riunione per fare il punto della situazione, il servizio di sicurezza è andato nel suo appartamento. Ma Fegelein non c'era. Al che Bormann ha tuonato ad alta voce: andate subito a cercarlo e portatelo qui. Fegelein viene rintracciato. È in abiti civili, ubriaco, in compagnia di un'altra donna. Nel suo bagaglio valuta estera e monete d'oro. Lo riportano nel bunker. Lo vidi passare nei sotterranei davanti al mio bunker, accompagnato da due SS davanti e due di dietro. Gli avevano già strappato i gradi e le varie onorificenze conquistate in guerra. Fegelein viene giustiziato. Anche di fronte alla morte, Hitler non conosce pietà. Poco dopo telefona alla sua segretaria, vuole dettare il suo testamento. Non c'era più vita in lui. Lo sguardo, un tempo così intenso, si era praticamente spento. Si capisce subito quando hai di fronte un uomo finito, disperato. Il testamento privato di Hitler il milionario.
Quello che possiedo appartiene al partito. Qualora questo non esistesse più, allo Stato. Qualora anche questo fosse annientato, è assolutamente inutile che io indichi un altro beneficiario. Nomino mio esecutore testamentario il mio più fedele camerata, Martin Bormann. Il successore sarà Dönitz. Bormann sarà segretario generale del partito. L'uomo ombra non vale nulla per il Führer. Senza Hitler non è niente. Nel bunker si attende la morte del tiranno. Quando col definitivo sigillo del suicidio quell'uomo annunciava di non credere più nella vita, sottraendosi vigliaccamente alle proprie responsabilità, Bormann si rese finalmente conto che era tutto finito, che era stato vittima di un grosso errore. Davanti al bunker, l'addio. Bormann è alla fine. Aveva molta paura. Si vedeva chiaramente. Stava immobile, muto. Non ha detto una parola né ai generali né a Goebbels. Neanche una parola. Credo che in questo momento Bormann percepisce che è finita, cioè che il grande disegno, quello in cui lui ha creduto, non si realizzerà. È interessante il ruolo che lui ha rispetto a Hitler. Io penso che lui abbia l'idea, parzialmente reale, parzialmente delirante, di essere lui quello che veramente decide. Hitler è quasi la marionetta, quella che si presta di fronte al grande pubblico per ricevere gli applausi, i saluti, quello di cui i libri di storia parleranno, ma la cosa affascinante per un uomo che fa intrighi è quello di essere lui che determina le scelte reali. La storia è piena di questi grandi suggeritori, da Richelieu a tanti altri. Credo che questo sia il momento in cui Bormann intende il fatto che la storia non gli ha dato ragione. E credo che a questo punto lui si trovi di fronte ad una scelta spaventosa dal punto di vista soggettivo. O quelli che vincono sono davvero così tremendi come lui ha pensato e così squallidi e così inutili come lui ha pensato, e allora che senso avrebbe continuare a vivere? Oppure lui ha sbagliato, non ha capito niente, e anche in questo caso che senso avrebbe andare avanti? Lo scontro con la realtà, per una persona che ha creduto nelle sue idee pazze, è un momento di estrema difficoltà, di smarrimento, di paura, infine un grande lutto. Queste persone amano soprattutto se stessi e la grandiosità del proprio sé che si espande sul mondo. Nel momento che questo si frantuma non gli resta niente. Allora lui è smarrito, la morte anche avverrà, come vedremo, in un modo incerto. Fuggo, mi uccido. Bormann è disorientato. Altri hanno preso il potere. Soldati della Wehrmacht, il nostro Führer Adolf Hitler è caduto. Il popolo tedesco addolorato si inchina con profondo rispetto. Nessuno versa una lacrima per lui. Tutti lottano per la sopravvivenza. Anche Bormann. Ho avuto l'impressione che Bormann fosse un vile, che volesse continuare a vivere, a salvarsi in qualche modo. Da una parte c'erano gli ordini del Führer che ci imponevano di essere coraggiosi e di lottare fino alla fine, e che hanno comportato tante morti inutili. Ma lui deve aver cercato di uscirne fuori nel miglior modo possibile. Troppo tardi. 2 maggio 1945. L'armata rossa all'attacco si è spinta a 90 metri dalla cancelleria. L'ultima annotazione sul diario. Tentare l'evasione.
Alle 2 di notte, 4 uomini fuggono dal bunker. Tra loro c'è Bormann. Raggiungono il ponte di Weidendamm. Potrebbe essere la salvezza. Ma per Martin Bormann, ombra del Führer, invece è la fine.